Ma ciao, buongiorno, buon pomeriggio, buon. Spaghetti, mari, monti e bigotte, dopo vi spiego perché, sono integrali, sono questi che mi sembra, se vi ricordate, li avevo trovati dentro in una degustabox. Sono i granori di Puglia. Ne ho fatti 100 grammi. Sì, lo so, sono tanti, ma non sono a dieta, ve l'ho detto, perciò. Allora, il sugo l'ho fatto col pomodoro, funghi, ricotta. Poi, sinceramente, c'avevo sti tre würstel della Woody che mi stavano sulle palle, perché ne è stato mangiato uno. Sono rimasti qua sti tre. E ho detto, vabbè, li cucino insieme al sugo e li schiaffo su, che così facciamo mari, monti e bigotte. Chiamiamola pasta così, mari, monti e bigotte. Non so perché, non chiedetemelo. Chiamiamola così, mari, monti e bigotte. Ci mettiamo su un po' di grana. L'acqua è lì che si mangia l'osso. E buon appetito. Avete visto il cerchietto che indosso? Non so se ci avete fatto caso. Guardate, io ho il terrore di queste bestie qua, però questo è molto carino. Cosa c'è, amore? Un pezzettino di würstel. Pezzettino di würstel te lo posso anche dare, ma però scotta. Saluta tutti però. Non te ne frega niente, vabbè, non importa. Guardate, un ragno che viene direttamente dalla Francia. Se avete già visto lo spacchettamento di quello che mi ha mandato, altrimenti andatevelo a guardare. Si chiama Mari Monti Bigotti perché c'è dentro la ricotta pugliese, Mari, e anche la pasta pugliese, dunque Mari. I funghi. Montagna, cioè mare, montagna e bigotte perché ci sono i würstel, non è che devo dirvi il perché. Che carino che è. Ma adesso ci saranno sempre i cerchietti di Halloween. Per tutto il mese di ottobre, perché siamo nel mese di Halloween, perciò usiamo i cerchietti di Halloween. Allora, questo è un video tag. Sono stata taggata da Renata. Ha fatto un tag in un video di domande. Il canale è Renata Bianchi. A lei il tag lo aveva fatto Paolo Channel, il canale Paolo Channel. E a me mi ha taggata in questo video dove ci sono delle domande. E io devo rispondere. Dove sono le domande? Perché io ho ascoltato il suo video e le domande in teoria saranno del suo video. Ma non riesco a trovare dove ha messo le domande. Forse nell'info box? Sì, nell'info box, eccole qua. Allora, andiamo con le domande. Number one. Allora, qua si fa sempre più complicata la storia perché mangia, parla
e guarda le domande. Sta pasta è buonissima, questa qua, però c'è scritto 12 minuti di cottura, io l'ho lasciata su 18 minuti ed è ancora al dente, perciò 12 minuti la mangi praticamente cruda. La mangi cruda. Allora, domande. Quando sei nata? 14-11-1969. Segno Scorpione, ascendente Sorcio, non lo so. Vi dico la verità, non me ne intendo di ste robe qua. Perciò non ho la più pallida idea del mio ascendente. Non ne ho la più pallida idea. Non so quale sia il mio ascendente. No, 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 non lo so. Non me ne intendo di sta roba qua. Passiamo alla seconda domanda. Chi ti ha invogliato ad aprire un canale YouTube o è stata... No. Chi ti ha invogliata ad aprire un canale YouTube o è stata una tua idea? Sinceramente è stata una mia idea. Non mi ha invogliato proprio nessuno. L'ho aperto così, per gioco, per scherzo, così per rispondere a delle persone che non potevo commentare sotto. Ho aperto il canale ancora, credo, 4 anni fa, 5, non mi ricordo. E da lì è stato il via, però non mi ha invogliato nessuno, faccio io. Qual è il tuo difetto più brutto? Ma secondo voi io posso avere difetti? Guardatemi. Sinceramente ne ho tanti. Difetti, voi direte no, ma non hai difetti, sei così perfetta. Noi ci vediamo nei video e sei la perfezione. Sei simpatica, spontanea, leggera, frizzante. Non hai, avete anche ragione. Però ne ho difetti. A parte gli scherzi, no. C'è una mosca che continua a girare, girare, girare. Oh, una roba allucinante. Ma perché ci sono mosche adesso? Allora, difetti. Ahimè, ne ho tanti. Sono permalosa. Non si direbbe, ma sono permalosa. Mi è caduto il tablet. Ora devo arrivare alle domande un'altra volta. Aspettate, che devo ricercarlo, che mi è caduto tutto. Allora, sono permalosa. L'app non posso darti tutta sta roba qua che a te fa male. Capito? Mettiamo meglio, sennò cade tutto. Ti do un mezzo biscottino a te, va bene? Ma tu ste robe qua è meglio che non le mangi. Sono permalosa. Sono possessiva. Possessiva nel senso che sono molto gelosa
verso le persone alla quale voglio bene. Guai a chi me le tocca, guai a chi gli fa del male. Molto gelosa, possessiva, poi cos'è che sono? Possessiva, gelosa. Basta, penso che basti, sono i miei più brutti difetti, direi, possessiva e gelosa. Voglio sempre avere ragione, ecco, anche quello. Voglio sempre avere ragione, anche quando litigo. Anche quando litigo, voglio sempre avere ragione, anche se so magari dentro di me che non ce l'ho, perché magari dentro di me so che non ce l'ho, però voglio avere ragione. Domanda numero 4. Come sei vestita ora? Allora, il topo ragno. Questo, che non è un vestito, ormai lo conoscete, ma è una camicia da notte, però io la uso come vestito, che è quella famosa che era diventata tutta, perché ero caduta nella vasca da bagno che avevo messo la varichina, era diventata tutta chiazze, ma io cosa ho fatto? Ho seguito i vostri consigli, ho preso la colora di italiana nera. Siccome che per una maglietta solo era troppa, perché bisogna mettere 1 chilo di sale grosso, la colora di italiana e la roba da colorare. Perciò gli ho messo dentro questa, un paio di fuseau che avevo, anche quelle che erano sporche, di macchiate. Gli ho messo dentro un'altra maglia, se vi ricordate, che aveva anche quella una macchia, perché io macchio tutto con la varichina. Ecco, insomma, gli ho messo dentro un po' di roba macchiata con la varichina, la colorerie italiana, ed è, beh, si è rovinato un po' solamente il fiocchetto qua che era molto più chiaro, è diventato più scuro, ma chi se ne frega. Però direi che il risultato è stato buono. Perciò, come sono vestita? Ho su questa roba qua che è lunga fino, perché voi direte: ma non fa freddo da te? No, perché in casa adesso ho riscaldamento a 19. Perciò si sta bene, non fa freddo. E poi cosa? Basta, io calzini non ne adopero mai, manco in inverno. Non uso i calzini. Ho queste le mutande, basta. Le mutande, non lo so, vi devo dire il colore, non lo so. Aspettate che guardo. Non mi ricordo se stamattina le ho messe bianche o nere. Vediamo, nere. I mutandoni neri. Questo è il mio abbigliamento di adesso. Poi, cambieresti qualcosa del tuo aspetto fisico? Faccio il primo a dirvi cosa non cambierei. Beh, a parte il peso, ok. Cambierei i denti, che come sapete devo andare in Croazia appena riesco a mettermi via un po' di soldi, perché ho tutte e due le arcate da fare, arcata sopra e arcata sotto, perché dato che faccio il lavoro lo voglio far bene una volta per tutte, levarmi tutto, anche quei pochi buoni che mi sono rimasti, levarmi proprio tutto e mettermi le due arcate sopra e sotto. Ma siccome che qua in Italia ti devi levare un rene, vendere un rene per fare questo lavoro qua, vado dove sono andati tantissimi, in Croazia, che lì mi sono già messo in contatto con 3 cliniche per chiedere. Lì con 6.000 euro fai un lavoro fatto bene,
arcata sopra e sotto e ti dura tutta la vita. E in una settimana. Qua invece ti chiedono 30.000 euro, un anno di lavoro perché ci mettono un anno a farti il lavoro e anche no. Perciò ecco, quello cambierei dal mio aspetto fisico, i denti. I capelli, perché purtroppo un po' con la depressione che ho avuto e un po' con i problemi di vitamina che mi manca, ne ho persi tantissimi davanti. Io fino a pochi anni fa avevo una montagna di capelli, cioè avevo proprio un cespuglio in testa. Poi ho cominciato a pettinarli. Quando ho avuto la depressione, ho cominciato a pettinarli per lo stress, mi hanno detto, pettinarli, venivano via a manciate, una roba, piangevo. Voi non sapete quanto ne ho sofferto io per i capelli, quanto ho pianto io per i capelli. Penso a tutte le donne. Ho pianto tantissimo, perché per una donna vedersi i capelli che cadono così, ma poi cadevano tutti davanti, non dietro, tutti davanti, pettinavo e venivano via a manciate. Una roba allucinante. Perciò io che mi sono sempre vista con una montagna di capelli, vedermeli andare giù proprio, avevo ancora più la depressione per questo. Ho fatto mille cure. Ho speso, voi non sapete quanti soldi di dermatologi, sono andata a dermatologi, sono andata da tricologo, penso che si chiami, non mi ricordo, quello proprio per i capelli, ho fatto l'analisi del cuoio capelluto e dei capelli, mi hanno fatto spendere una sacca di soldi in fiale, fialette, cure, pastiglie che non sono servite a una cippa lippa. Un giorno vado da un dermatologo, perché ne ho cambiati tanti, e mi ha detto: guardi, non serve a niente spendere soldi perché non ricrescono, punto. È stato l'unico che è stato sincero e mi ha detto la verità, perché gli altri, pur di prendere soldi, mi facevano andare una volta ogni 20 giorni alla visita di controllo e fialette, non, ma fialette che costavano tipo 200 euro di una scatola, eh. Non servivano a niente, non sono serviti a niente, ecco, solamente a spendere soldi. Poi, a forza di cambiare dermatologi, sono andato da uno e mi ha detto di mettermi l'anima in pace, che erano soldi buttati via. Questo ancora anni fa. Perciò, sinceramente, adesso non ci sto più male. Adesso non ci sto più male, ormai me ne sono fatta una ragione, perciò non ci soffro più, però ci ho sofferto tanto per i capelli. Come tutte le donne, penso, no? Tanto perché a me piaceva farmi la frangetta, le pettinature diverse, però mancandomi tanti capelli davanti non le posso più fare, anche la frangetta, quella roba lì, perciò me li tengo tirati indietro e basta. Ho provato anche a comprarmi un topo morto da mettermi su. Topo morto nel senso, quelle frangette finte, no? Però mi dispiace, ma sto senza piuttosto. Non mi ci vedevo, non mi sono trovata bene. Le ho prese anche qui i capelli veri, eh. Ho speso quasi 100 euro di una frangetta finta. Però ho fatta qui i capelli veri col mio colore di capelli, ma non vedevo che non era parte di me, non me la sentivo, non me la vedevo averla su e ce l'ho ancora da qualche parte. E difatti non l'ho più messa. Poi non cambierei. Ce ne sono tante cose che cambierei.
Le tette flosce che sembrano due orecchie di cocker, perché ormai quei chili, con gli anni, arrivano alle ginocchia, perciò cambierai pure le poppe, cambierai pure quelle. Perciò gli endi, i capelli, le poppe, l'altezza no, perché sono alte 1,69, 1,70, quella va bene. Gli occhi mi piacciono, il viso mio mi piace molto. Il viso non lo cambierei perché a me piace il mio viso. E tu cosa cambieresti? No, non te ne do, è inutile che guardi. C'è il pomodoro e te il pomodoro fa male. Ti ho dato un pezzettino di wurstel e un biscotto, basta. Andiamo avanti. Che panino preferisce il McDonald's? Oh mamma mia. Allora, vi dirò la verità. Io che non vado al McDonald's, credo saranno più di 10 anni. Forse anche 15. Perché qua dove abito non c'è. Bisogna andare per forza a Trento. Perché qua non c'è McDonald's. Qua, e poi, sinceramente, quando avevo Giovanni piccolo, lo portavo ogni tanto a McDonald's. Perciò ci andavo. E non mi piace più di tanto, sinceramente, il mangiare di McDonald's. Però, se potessi mangiare il panino di McDonald's, mangerei, almeno vedendo i video che fanno in giro, quello che mangiano gli altri, penso il cheeseburger. Con l'hamburger, la maionese, ketchup, e la pancetta, quello lì mangerei se dovessi mangiarlo, però non lo mangio perché appunto io sinceramente qua non c'è McDonald's e perciò non potrei neanche mangiarlo, ma poi anche se ci fosse, ripeto, non ci andrei. Perché? Non è che sono attirata tanto da McDonald's, vi dirò la verità. Poi, qual è l'ultima cosa che hai comprato? L'ultima cosa che ho comprato. Ma di spesa o di roba? L'ultima cosa che ho comprato. Che ho comprato. Penso ai calzini di mio figlio. Ho comprato due pacchi di calzini da tennis a mio figlio. Mi viene in mente quello perché di spesa non penso che parliate di spesa, di chiedere cosa è l'ultima cosa che ho comprato. Di roba così. Che mi ricordi io. Ho comprato due pacchi di calzini. Devo andare sabato. Ora non so quando vedrete voi questo video. Io lo sto registrando, è giovedì. Ora è giovedì. Questo video non so quando lo metterò fuori. Perciò non so se ci sarò già andata. Però sabato devo andare con Cristina Pergine a comprare un po' di roba. Devo andare a comprarmi un paio di ciabatte. Perché le mie si sono rotte. Devo andare a vedere se mi trovo un giubbotto, un qualcosa. Anche se so già che sarà una causa persa, perché roba grande qua non ne trovi.
Perciò sicuramente lo ordinerò online, però vado a dare un'occhiata. E poi devo andare a fare delle compere, comprarmi qualcosa. Sabato. Poi, qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito. Oh mamma, anche qua. Era meglio se le leggevo prima le domande. Perché non le ho lette prima le domande, ho visto solamente il video di Renata e mi sono fatta un'idea delle domande e delle risposte che ha dato lei. E mo, devo star qua a pensarci, perché non è che ne ho uno preferito, ne ho tanti. L'ultimo film che ho visto è stato l'altro ieri sera. Io e Christian abbiamo guardato Jumanji 2, bellissimo. Abbiamo visto Jumanji 2. Quello era bello anche da ridere. Però a me piace un po' spaziare, a me piace sia il comico che il thriller, no, il thriller. L'horror mica tanto. Non perché mi faccia paura, perché a me l'horror non fa paura. Però non mi piace. Mi piace. Io penso che uno dei tanti film che ho visto tante volte che mi piace molto sia Il Miglio Verde. Penso che sia uno dei film che mi piace di più, Il Miglio Verde. Che l'ho visto tante volte e tutte le volte puntualmente piango. E penso che sia uno dei film veramente proprio belli. Il Miglio Verde. Con sta mosca me la mangio insieme alla pasta. Oh. Non so se voi la vedete. Basta. Anche perché ormai è fredda e sono un po' più sazia, anche troppo. Diciamo Il Miglio Verde, poi c'è anche uno che mi piace molto, che è quello di Nicolas Cage, che è The City of Angel. Anche quello ho pianto tante volte, tutte le volte che l'ho guardato The City of Angel ho pianto sempre. Poi mi piace anche pomodori verdi fritti, mi piace molto anche quello. Mi piace, ce ne sono un paio di film, Castaway, anche quello mi piace molto. Cioè, io non è che abbia un film preferito, ne ho tanti, non uno. Non è che potrei dire uno solo, ne ho tanti. Quale telefilm segui o seguivi? Telefilm. Allora, adesso vi dico la verità. Mi sto guardando tutte le stagioni della Casa nella Prateria. Allora, mi sono guardata fino a un mese fa. Mi sono guardata tutte le 10 stagioni. C'è la undicesima che però la devono ancora mettere su Prime di Shameless. Mi sembra che si chiami. Ecco, sono guardate quelle. Poi mi sono guardata Desperate House. Mi sono guardata tutte le stagioni di Desperate House. Ho finito l'altro giorno di guardarle. E adesso mi sto guardando tutte le stagioni della Casa nella Prateria. Vedete come sto messa, ecco. Io adoro la casa nella prateria, perché mi sembra di tornare quando ero più piccola. Ecco, adoro. Sto guardando la casa nella prateria. Sono tantissime le puntate, perché sono ancora che Laura è ancora piccola. Ecco, sono ancora che Laura è piccola e Mary ancora deve diventare cieca. Perciò ce n'è ancora di puntate da guardare, però io adoro la casa nella prateria. Perciò un po' alla volta, quando non so che fare, mi guardo un po' di puntate a casa della prateria. Comunque ne ho viste tante. Quali erano le mie preferite? Ne ho viste tante. Io sto guardando queste adesso, però
Mi piaceva Willy, Principe di Bel-Air, mi piaceva i Jefferson, amo i Jefferson, ogni tanto anche adesso li guardo. Mi piaceva Dharma e Greg, tantissime, tantissime, le ho guardate tutte. Poi, ultima domanda è: qual è la tua attrice preferita, l'attore più bello? Allora, la mia attrice preferita, anche qua vi devo dire la verità, che io non ne ho una di preferita. Cioè, se dovessi dirvi una di preferita, non ce l'ho. E anche l'attore più bello, anche quello, vi dico la verità, non ne ho uno, perché ce ne sono tanti di belli. A me piace Gerry Scotti, lo sapete. Chi mi conosce ormai sa che è un attore pure quello, perché ha fatto pure il nonno lì, che faceva Babbo Natale, ha fatto serie. A me, io adoro Gerry Scotti. Voi direte Gerry Scotti, sì. Io se dovessi uscire una sera non andrei con Brad Pitt, ma andrei con Gerry Scotti, perché almeno so, almeno che una risata me la faccio. Perché a me non è che piacciono tanto i belloni, quelli affisicati, quei muscoli bellissimi, no. A me piace di più un Gerry Scotti, vi dico la verità, perché se devo scegliere tra uscire con uno bello che non balla, nel senso che sto lì a guardare bello e basta, preferisco uscire con un Gerry Scotti, che almeno so che una risata me la faccio, e poi è pacciarone, bello cicciotto come me, e mi piace. E la mia attrice preferita, anche qua vi dirò la verità, non ve ne posso dire una, perché a me piacciono tante attrici, cioè tante e anche nessuna. Però se dovessi scegliere anche una Gina Lollobrigida, una Sofia Loren, ecco, perché mi piacciono più le attrici di una volta che quelle di adesso. Amo guardare i film anni 60, dove c'è una Lollobrigida, Pane, Amore, Fantasia, e quei film lì, La Ciociara, mi piacciono quei film lì da morire. E perciò se dovessi scegliere una Lollobrigida e una Sofia Loren, piuttosto di tante di adesso che non mi piacciono, sceglierei loro. Bene, ragazzi, io ho finito più o meno, non ce la faccio più, basta, sarebbe proprio in più. Alle domande ho risposto. Non so se devo taggare qualcuno, perché non so come funzioni sta roba. È la prima volta che faccio un video tag. Casomai quelli che taggo li metterò nell'info box insieme alle domande, ma deciderò chi taggare, chiederò come si fa, perché non l'ho mai fatto. Baci a tutti, grazie di avermi seguita, se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi se vi va a piacere e ciao!